Bene, buonasera, la colpa è tutta sua, perché... No, la colpa è anche dei colleghi che hanno fatto il suo nome, io mi sono... Bene, bene, grazie per la vostra presenza, parlo in piedi, dico sempre che quando ero giovane parlavo in piedi perché non si addormentassero gli uditori, adesso lo faccio anche per me. E non ripeto, perché ormai lo sanno già tutti a memoria, che non ho discorso scritto, ecco. Ma che mi incoraggiò una volta in una piccola città del nord-est, quando avendo chiesto scusa di non aver discusso subito, come ad esempio il Papa e il Cardinale, e l'organizzatore, forse un po' emozionato, disse: no, no, monsignore, può parlare a Bamberg. E questo mi incoraggia comunque. Anche perché, ecco, non sono uno storico e devo dire, ho capito dal titolo, dopo per fare una cosa seria avrei dovuto avere 15 giorni liberi, e non li avevo, allora ho cercato un po', ecco, di richiamarmi, e giusto anche per rivolgermi ai giovani, come siete quasi tutti, di spirito tutti, ma ecco, proprio per riandare a quando eravamo giovani, noi nell'altro millennio ancora, dove, ecco, parlare del comunismo, è vero che quel comunismo si era ispirato al marxismo e che quindi si presentava come ateo e materialista, anche se va tenuto presente come le cose, e poi vedremo come Papa Giovanni si è ricollegato in qualche modo con questo, perché quando ero presidente internazionale di Pascristi avevamo dei rapporti con la Russia, si andava ogni due anni una volta di qua, una volta con la Chiesa ortodossa, e una volta Leningrado, come si chiamava l'attuale San Pietroburgo, una volta mi accordai con un gesuita belga, che comunque lì si riesce tutto, e dopo aver visto il grande museo, tornavamo, diciamo, alla guida, che era poi il controllo politico, ma noi torniamo a piedi, c'è il sole, no, ma non si può, né sì, però tanto è là l'albergo, insomma, fatto sta che appena l'auto partì noi tagliamo la corda e riuscimmo ad andare a vedere il museo dell'ateismo, voi sapete, avevano messo insieme i musei dell'ateismo, riuscimmo a entrare all'ultimo momento alle 4, chiudeva alle 5, ma l'ingresso era alle 4, e all'ultimo momento vedemmo anche di sotto, dove c'erano le devozioni, c'erano anche delle immaginette italiane, di quelle che se reciti per 9 giorni questa preghiera ti passa il mal di denti, no? C'erano di queste cose per dire che loro erano. Ma al piano di sopra era diviso in due, da una parte c'era la parte scientifica, l'evoluzionismo, l'uomo che scende dalla scimmia, la scimmia che scende dall'alba, no, insomma, ecco, era l'evoluzionismo. Ma c'era una metà, era la storia, e c'erano tutte le benedizioni che i patriarchi, i metropoliti davano accanto allo zar, e tutte le ingiustizie fatte dallo zar, in maniera da incoraggiare in qualche modo e dire: vedete, la religione appoggia i dittatori, appoggia i sanguinari, e allora, ecco, è giusto, come si è contro i sanguinari, i dittatori essere anche contro la religione. Questo qui per dire, ecco, come in fondo, ecco, la presa che aveva fatto poteva essere quella. E c'erano state delle prese di posizione da parte della Chiesa. Pio X, che era un papa, aveva scritto una enciclica, Divini Redentoris, contro il comunismo. Poi, par condicio, ne aveva scritto una anche contro il nazismo, Mit brennender Sorge, e una contro il fascismo, Non abbiamo bisogno. Non parla mica di bisogno, non abbiamo bisogno che ci vengano a dire, che sono documenti che abbiamo appreso alla fine, perché allora non li lasciavano girare, no? Abbiamo appreso dopo la guerra, che c'erano stati questi, ci ricitava, non abbiamo bisogno i professori di dogmatica, per dire, ma vuol dire tanto, ecco, non per niente, ecco, si cerca di avere in mano più giornali che si possono, più televisioni che si possono, perché così si riesce in qualche modo a orientare l'opinione pubblica. Allora, uno in questo libretto qui che ho scritto, ecco, uno dei grandi rammarichi che ho contro il regime di prima della guerra è di aver imparato tante cose dopo, perché o di averle orientate, ricordo il seminario di Treviso, perché mio padre lavorava là, allora ho fatto un po' di seminario di Treviso,
l'emozione che avvemmo quando suonavano le campane che gli italiani erano entrati liberatori a Addis Abeba, no? Così noi vivevamo per quello che ci dicevano. E poi ecco il periodo della guerra, perché la guerra è cominciata quando la Germania, di cui eravamo alleati noi, si era accordata con la Russia per dividere la Polonia. Quindi il comunismo diventava in qualche modo amico e le cose vanno, ecco, mantenute presenti. E poi una volta che aveva occupato metà Polonia, la Russia è passata dall'altra parte. E allora questo ha animato, ecco, la nostra, come dire, il nostro atteggiamento, perché diventava lottare contro il comunismo ateo della Russia, diventava una forma di fedeltà religiosa. Allora non si sapeva niente del nazismo, no? del fascismo, quello che facevamo anche in Montenegro, perché noi le durezze da occupanti le abbiamo fatte anche noi quando ci siamo arrivati, ma sapevamo quello che ci facevano sapere. C'era Radio Londra, ma di nascosto la si sentiva, perché se lo sapevano finivi male, ecco, sentì Radio Londra perché trasmetteva. Comunque, ecco, finita la guerra, si sapeva poi che a Yalta, in Crimea, si erano trovati i tre grandi, che erano il presidente degli Stati Uniti, primo ministro dell'Inghilterra, che era Churchill, e Stalin per la Russia, avevano diviso l'Europa a metà, a Yalta, no? Da una parte allora era la Russia che controllava, dall'altra erano America e Inghilterra, si era unita poi anche la Francia di De Gaulle, perché Petain, il generale Petain, quando i tedeschi avevano occupato, aveva cercato così di salvaguardare. E poi dopo era arrivato De Gaulle, si è aggiunto anche lui, ed è questo il motivo per cui quei tre, Inghilterra, America, Francia e Russia e Cina, all'ONU hanno il diritto di veto, che è quello che impedisce all'ONU di essere democratica. Questa è una cosa che l'ha detta il Cardinale Casaroli, non dico mica io, sono un povero vescovo emerito, ma il Cardinale Casaroli, l'ultimo discorso che ha fatto, dice: non sarà mai democratica finché cinque paesi hanno il diritto di mettere il veto, perché basta essere amico di uno di quelli e quelli mettono il veto e le cose vanno avanti. Ecco, dopo la guerra allora c'era stata, è vero anche che durante la guerra le esperienze c'erano, la resistenza ha avuto degli aspetti fortemente positivi, anche ideali, ma c'erano anche delle frange meno ideali, c'era qualche gruppo, ecco, che diceva: adesso finita la guerra faremo fuori tutti, no, quelli che non sono con noi. Lì nel bolognese qualche chiesa, perfino una chiesa antica, non so se era del 1300, venne distrutta, perché dice: dopo distruggeremo tutte le chiese. Erano frazioni, se vogliamo, ma c'erano anche queste cose. Ci sono state nel Friuli anche tensioni tra gruppi comunisti e gruppi cattolici, chiamiamo, no? E gruppi comunisti che hanno assaltato, ecco, gruppi cattolici. Questi sono gli aspetti così che capitano, ecco, purtroppo quando le cose sono nei momenti di tensione. Ma dopo la guerra le tre grandi correnti, ecco, che avevamo in Italia, c'era quella socialcomunista, quella liberal laica e quella cattolica, e allora si sono trovati insieme, ecco, per fare la Costituzione. E lì c'è da dire, il leader comunista era Togliatti, era un uomo molto acuto, molto attento, ecco. Pensate che fu lui ad appoggiare, glielo rimproverano i laici, perché appoggiò l'articolo 7 della Costituzione, che rende costituzionale il concordato col Vaticano, no? Quello che aveva fatto il fascismo. Era un concordato così, che garantiva molti privilegi, ecco, allo Stato e anche alla Chiesa dall'altra parte. Ma lo Stato si era garantito. Pensate che, per esempio, il governo aveva diritto di mettere il veto sulla nomina dei vescovi. Cioè davano il nome al governo e il governo aveva un mese per dire se gli andava bene o no. Questo si può anche dire, tanto ormai, che
quando morì il vescovo di Vicenza, il presidente del consiglio era un certo Mariano Rumor, che era di Vicenza, e pare che abbia messo il veto a 5 vescovi per averne uno sicuro, secondo lui, di cui uno, dicono, era un certo Luigi Bertazzi, l'altro sicuro è Loris Capovilla, perché l'ha detto che io dovevo andare lì, ma ha messo il veto. Dopodiché dicevano che la Madonna stava attenta neanche a tossire per non fare un altro Mariano Rumore. La Costituzione del 48, ma nel 49 il Vaticano scomunicò i comunisti. Pare che la pressione venisse dall'estremo oriente, perché la Francia era in difficoltà col Vietnam e c'era un grosso abate che era fratello di un grosso generale francese, quindi l'unico modo per frenare. Comunque è venuta la scomunica, e la scomunica è un po' come per la massoneria, cioè che chi condivide le idee è scomunicato, gli altri non sono scomunicati ma non possono fare la comunione, no? Era una forma un po', usava quei tempi anche per il modernismo. Adesso Bologna lo fa un santo Marella, ma siccome aveva fatto lì a Palestrina di Occhi di Chioggia, da dove veniva, per i poveri, aveva fatto un collegio insieme ai bambini e bambine, non lo scomunicarono, ma gli proibirono di fare, sospeso di vinci, cioè non poteva più fare il prete e non poteva fare la comunione. Allora fu questa scomunica, la quale ha inciso molto, perché c'era tanta gente che era comunista, mica che conoscessero Marx. No, questa non si può dire. Sì. No, dicevano che un tale, un capocellulo diceva di Sanfredo, tu non vieni mai in cellula, tu non sai chi è Lenin. Lenin, ma vedi? Non sai chi è Gramsci. Gramsci, ma vedi Trotsky. Ma non sai niente, vedi? Devi venire in cellula, dice. E tu sai chi è Beppe? Chi è? È quello che va da tua moglie quando tu vai in cellula. questa non è questa, eh? Ecco, questa qui c'era tanta gente che andava lì perché lì si trovava la difesa del mondo del lavoro, no? Delle difficoltà, ecco, contro il capitalismo. Anche dentro la Democrazia Cristiana c'erano tre correnti. Comunque la Costituzione è davvero una Costituzione in cui confluiscono l'idea della libertà, portata, sottolineata molto dai liberali dei razzi, l'idea della solidarietà, della uguaglianza portata, e l'idea della fraternità portata da un cristiano, no? Con molta saggezza, quando qualcuno aveva chiesto di mettere nel nome di Dio, furono gli stessi cattolici, la Pia del Dossetti dice, guarda, dividiamo, l'importante è il contenuto della Costituzione, no? Noi lo facciamo in nome di Dio, cioè l'altro non lo fanno, l'importante è che facciano le cose come devono essere fatte. Ed è una Costituzione che ci viene invidiata da tutto il mondo. E per quello che Dossetti, che si era fatto monaco, quando volevano modificarla, è uscito, ecco, per dire, no, difendiamo soprattutto la parte fondamentale, la parte iniziale della Costituzione. Ecco, questo era come dire, il sentimento, l'atteggiamento con cui allora si viveva. Per il 1948, qualcuno ricorderà, c'era il grande timore, non si sapeva molto di Yalta. Dicevano, se i comunisti hanno la maggioranza, come si fa? Lì era la Russia che non voleva che i comunisti avessero la maggioranza, perché l'accordo era che di qua i comunisti non dovevano andare al governo, e a questo prezzo di là nessuno poteva intervenire. Quando nel 1956 l'Ungheria si sollevò ed entrarono i russi con i carri armati, l'Occidente ha detto delle parole, ma secondo la regola di Yalta non poteva intervenire. E allora anche di qua facevano così, ma allora c'era la paura, non si sapeva in Cecoslovacchia, quando c'erano state delle elezioni e il premier si gettò dalla finestra, l'hanno gettato dalla finestra, Masaryk, no? C'erano queste situazioni di tensione. E allora
famoso Luigi Gedda, che era presidente dell'Azione Cattolica, formò i comitati civici, perché l'Azione Cattolica non poteva intervenire in politica, ma i comitati civici erano tutti quelli dell'Azione Cattolica, e se andavano si distribuivano quelli dell'Azione Cattolica, che andavano in giro, ecco. Io mi trovavo in una parrocchietta dove ho fatto l'inverno per salute a casa, allora in una parrocchietta vicina, chiamai un democristiano perché alla fine della messa della domenica facesse in piazza, facesse, ma i chierichetti non più furbi di me, quando gli dissi portate in giro i biglietti, non era meglio portare in giro, ecco, c'erano, perché loro erano di famiglie, no? E così molto più popolari, se vogliamo. Questa era la situazione, i comitati civici furono quelli che garantirono, è vero, anche perché loro si diceva, c'era il famoso detto, nel segreto dell'urna, Dio ti vede, Stalin no. E poi a tutte le reclame più facevano Garibaldi, allora era Garibaldi, allora lo facevano in modo che voltandolo si vedeva Stalin, no? C'era una tensione, allora si capisce molto forte. Ecco, le cose sono andate avanti in questo modo e andiamo a finire il concilio, ecco. Perché il concilio, io direi che il concilio è già è stata una grande intuizione di Papa Giovanni, il quale direi che era stato preparato dalla sua vita a pensare al concilio, perché lui era, sembra così, ma era un buonaccione che so io, ma c'è un famoso politico italiano di cui non dico il cognome, si chiama Giulio. La moglie di Giulio è nipote di un certo Monsignor Belvedere, che era il segretario del vescovo di Bologna, che era di Fermo, Cardinal Svampa. E siccome aveva studiato insieme a Romolo Murri, ed era uno abbastanza aperto così, tanto è vero che Romolo Murri, il primo incontro per la Democrazia Cristiana, l'ha fatto a Bologna, sollevando così le angosce di Pio X, che era santo, ma era fatto a modo suo, le cose lì, ecco, e se l'era guardito. Tant'è vero che racconta il Giulio che veniva il re a Bologna e Svampa, che era un tipo aperto, voleva andarlo a cercare, allora c'era mica ancora il concordato. Mandò l'avvocato di Curia a Roma per chiedere al Papa se poteva andare. E il Papa, santo, ma fatto a modo suo, tenne l'avvocato 15 giorni in anticamera. Allora, intanto arrivò il re a Bologna e il re seppe di Svampa, invitò Svampa, il cardinale, a pranzo. E lui trovò la scusa che era venerdì, che doveva mangiare di magro, non poteva andare a pranzo. E il re disse, provvederemo. E hanno fatto un pranzo doppio. Antipasto di grasso, antipasto di magro, primo di grasso, primo di magro, secondo di grasso, secondo di magro, in maniera che lui poteva andare. Quando torna in Curia trova l'avvocato con la proibizione del Papa ad andare da re, è morto l'anno dopo, credo di crepacuore, perché San Pio X era santo, ma ha fatto molto suo. Ecco, e lui racconta anche di un'altra cosa, che questo zio, Monsignor Belvedere, che poi dopo morte Cardinale Svampa, andò a Roma perché fu accusato di modernismo, a Roma poi ha fondato l'archeologia sacra, Monsignor Belvedere, no? E che quando era studente a Roma, erano due studenti del Capranica che volevano incontrare due studenti del Laterano, che sono due grandi collegi di preparazione, ma come facevano incontrarsi? Ah, disse, noi alle 4:30, che è un'ora in cui in tutti i collegi si fa la sosta degli studi, ma è antichissima la traduzione, qualcuno dice che risale prima di Cristo, ma non credo. E allora alle 4:30 dicevano noi andiamo a fare la visita al Santissimo alla Chiesa del Gesù, ma che devoti! Due di qua, due di là, e poi sparlottavano e dicevano Ernesto Bonaiuti, no? Quello per cui nel concordato c'è una nota che un ex prete non può insegnare all'università, c'era solo lui. L'altro era un certo Angelo Manaresi, che era uno di Bologna, difatti ai miei tempi il miglior testo di storia per i licei era quello del Manaresi. L'altro era Giulio Belvedere, lo zio della moglie di Giulio, e il quarto era Angelo Giuseppe Roncalli. Cioè per dire gli interessi che aveva. Poi
segretario di Radini, poi quando chiesa volevano fare le pontificie opere missionarie, ha chiesto a Bergamo, che era considerata la sacrestia d'Italia, ha mandato Roncalli, però dopo un po' dice lo mandiamo in Bulgaria. Per mandare in Bulgaria bisogna farlo questo, ma intanto va in Bulgaria, è stato 10 anni in Bulgaria, così ha conosciuto un po' gli ortodossi che ne mandavano tutti all'inferno. E poi dopo è stato in Istanbul, così ha conosciuto i musulmani, poi è andato nunzio in Francia, e così ha conosciuto un po' lo spirito laico, e poi doveva venire a Roma, no, patriarca a Venezia, così ha fatto anche il pastore, no? Ecco, e allora lui si rendeva conto che ci voleva. Io ho anche un ricordo personale, perché nel 51 andai a Parigi per cercare di imparare con poco successo un po' di francese. E allora il mio cardinale di Bologna mi disse: se vai a Parigi, va a salutare il nunzio che è l'embromo. Andai a salutare il nunzio che era un bromo, che era Roncalli. Fu gentile, anche mi invitò a pranzo e diceva: guardate, siccome diplomatico, è un gran diplomatico, perché è capace di parlare per 2 ore senza dir niente. E difatti quando mi vide disse: ma lei ha degli hobby? Ma dico: eccellenza, ho appena cominciato a insegnare, già molto, se mi preparo bene, io ho 2 hobby. Il primo sono i libri antichi, i miei colleghi lo sanno, se vogliono farmi un regalo, mi regalano, vedi qui, quella è la prima edizione della Filotea di San Francesco di Sales, questo Voltaire, questo Rousseau. E l'altro, io mi interesso delle visite di San Carlo Borromeo alla diocesi di Bergamo, ha poi pubblicato 5 volumi. Cosa faceva San Carlo Borromeo nella diocesi di Bergamo? Portava il Concilio di Trento, e lui si rendeva conto dell'importanza di un concilio per il rinnovamento della Chiesa. Non lo disse in giro, perché sapeva che Pio XII voleva fare un concilio e i suoi l'avevano dissuaso, no? Ecco, e allora state zitto, lo disse solo 2 giorni prima Cardinal Tardini, segretario di Stato, ma sotto segreto di confessione. E poi allora nel 25, una volta detto il concilio, bisognava farlo. Lui ha avuto la grande intuizione e ha fatto vedere alla prima sessione che lo lasciava in mano ai vescovi, anche se anche lui non sapeva come andava. Pare che fosse abbastanza contento dei 72 documenti che si erano preparati, che invece in concilio i vescovi dicevano: ma qui c'era mica bisogno di fare un concilio, è il riassunto del passato, noi dobbiamo guardare il futuro, per dire, ecco, lo sviluppo. Ma io sono arrivato al concilio alla seconda sessione, nella prima potete dire qualche volta, io non c'entro. Ma quando arrivai nell'autunno del 63, arrivai in concilio e trovai che i vescovi stavano pronto, che i vescovi stavano riflettendo. Mi disse: ma come? C'è un concilio aperto, il Papa fa un'enciclica così importante senza dirci niente. Aveva fatto la pace di Interris, e nella pace di Interris, direi è importante perché mette i pilastri della pace, ma perché per la prima volta un Papa scrive non su cose religiose, come il loro mestiere, il loro compito, e non rivolgendosi solo ai cattolici, ma parla di un valore umano e si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà. Cioè la Chiesa che sente di non dover essere chiusa in se stessa, ma di doversi aprire all'umanità. Io dico le verità che però devono servire a tutti, anche a quelli che non si fanno cattolici. Fu una grande cosa e fu, è quella che ha dato la spinta alla Gaudium Spes, alla Costituzione Pastorale, sulla che, perché c'erano tanti documentini così su questo, su quello, e adesso disse: e noi che figura ci facciamo se non facciamo un documento importante come la pace? Allora è venuta fuori la Gaudium Spes, cioè le gioie e le speranze, i lutti e le angosce degli uomini sono le gioie e le speranze della Chiesa, perché non è la Chiesa di qua, è il mondo di là, ma la Chiesa è di dentro dell'umanità, come quella che cerca di aprirsi al Signore e di aprirsi agli altri. Noi dobbiamo essere grati al Cardinal Ballesteri, perché la prima stesura cominciava come sempre tra noi, inutile angoscia. Lui disse: oh, disse, mettete almeno prima le gioie di speranza. E l'hanno accontentato, se no dovevo dire la famosa Costituzione, luctus et ango. Che invece diceva Tonino Bello, no? Avete sentito parlare Tonino Bello, che è questo molto giovane, questo di bravo, ma è un giovane, ma sono anche l'eccezione. E lui diceva: le gioie, le speranze, i lutti e le angosce degli uomini sono le gioie e le speranze.
anzi tutte le angosce degli uomini e delle donne, dei figli, dei lavoratori, dei poveracci e degli emarginati, sono le gioie, le speranze e tutte le angosce della Chiesa. Ecco, è importante questo. E nella pace mi interessa, alla fine Papa, qui l'ho preso tra io, vedete che mi sono un po' preparato. Alla fine Papa Giovanni, dopo aver detto, aver fatto lo sviluppo, a un certo punto dice: non si dovrà mai però confondere l'errore con l'errante, anche quando si tratta di errore o di conoscenza inadeguata della verità in campo morale e religioso. L'errante è sempre anzitutto un essere umano e conserva in ogni caso la sua dignità di persona e va sempre considerato e trattato come si conviene a tanta dignità. Che questa era proprio la mentalità di Papa Giovanni, che quando fece il concilio disse: non deve essere un concilio dogmatico, ma un concilio pastorale. Perché i concili, i 20 concili antecedenti, ecco, voi giovani sapete tutto, con l'internet, col computer, no? Non ci toccava imparare a memoria. Oh. I 20 concili, facile. Nico FK, Coco Nico, la, le Libie, in cosa fin là, tre là. Nicea, Costantinopoli, Efeso, Calcedonia, Nico FK. Coconico, Costantinopoli, tu dice la Terenese, primo, secondo, terzo, quarto, è come quando mi dicono la lettera di San Paolo ai Filippesi, no, rococò, galefi, coltetè, ticiti, fidelli, Romani, Corinzi, rococò, Galati, Efesini, Filippesi, Galefi, coltetè, Colossigi, Tessalonici, ticiti, Timoteo, fidelli. In genere erano dogmatici, no? Ma Dio è uno o è tre? E che i musulmani dicono: voi non credete in Allah perché ne avete tre. Non c'era stato ancora Monsignor Tonino Bello a risolvere il mistero della Santissima, no? Lui dice: capite, Don Luigi, che ero poi io, se fossero uno più uno più uno fa tre, ma sono uno per uno per uno fa uno. Per l'altro, ma noi siamo come Dio ci vuole, non se siamo l'uno per sé, ma se siamo l'uno per l'altro, eh? Ecco, è un pochino più profondo di quello che sono. Ecco, allora lui dice: non un concilio dogmatico, che dicono ma è una natura, tre persone, chi non si sta fuori, anche sul rombo, Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, e io uomo, tanti hanno l'idea, ma era poi Dio, No, era vero uomo e Dio, vero Dio, vero uomo, chi non ci sta fuori. Quelli sono i concili di Dio. Tanto più che dopo il Concilio Vaticano I, no? 1869, che volevano risolvere tutto, pare che Pio IX volesse addirittura chiedere ai vescovi come faceva a lasciare lo Stato Pontificio, e non gliel'hanno lasciato discutere. E soltanto che quando i piemontesi stavano avviandosi verso Roma, allora hanno lasciato da parte tutto quello che avevano discusso. Hanno preso l'ultimo documento sulla Chiesa, hanno lasciato da parte tutti i primi capitoli e hanno preso l'ultimo. Primato infallibilità del Papa, cioè così tutte le nazioni cattoliche dell'Europa vengono a difendere il Papa, figurarsi. No? Ecco. E allora diceva: però è Papa infallibile, faccia lui. Non c'è mica decisione di oggi. Ecco, e invece c'era bisogno, perché ma sapete, scandalizzo mica i giovani, che i primi convertiti dal concilio siamo stati noi vescovi, perché quasi tutti siamo usciti con delle idee che non avevamo quando siamo entrati, perché c'era dentro qualcuno che diceva: la parola di Dio, la cristologia, l'ecumenismo. Anche quando l'arcivescovo di Marine Bruxelles, il cardinale Mercier, ha cominciato a incontrarsi con Lord Halifax, che era un anglicano, ha detto: non si può perché è un protestante. Ma in concilio venivano fuori queste idee e noi diciamo: non ci avevo pensato, ma è proprio così, ma allora bisogna. C'è stata una grande maturazione. Io dico sempre che nella Chiesa c'è chi ha il carisma dell'ultima parola: il Papa per la Chiesa universale, il vescovo per la Chiesa locale, il parroco magari più o meno per la parrocchia, ma è l'ultima, non l'unica.
è l'ultima vale, se prima ce ne sono state delle altre. Maturare insieme, poi ecco allora alla fine si decide. Ecco, allora io dicevo la pastorale, non dogmatico, che ancora adesso qualcuno dice, ma non è mica un vero concilio, c'è quel genere, se faccia l'anima sua che aveva due piccoli cognomi attaccati l'uno all'altro, che ha scritto un libro, L'Anticristo, per dire che era la Chiesa Romana, perché non era un vero concilio pastorale. E noi raccontavamo allora le barzellette, c'era il famoso cardinale Ottaviani, no? Che era al posto di Ratzinger, ma lui per fortuna non è diventato papa. Dicevano che una mattina si era svegliato tardi e aveva chiamato un taxi, portami in fretta al concilio, entra nel taxi e si riaddormenta. Dopo mezz'ora si sveglia e era in aperta campagna. Ma dove mi porti? Cioè, al concilio di Trento. Perché quello era il vero concilio. No, pastorale. Allora in uno dei libretti che ho scritto, io cito Dewey, il pedagogista americano, che diceva, se io devo insegnare il latino a un ragazzino che si chiama John, è importante che io sappia bene il latino, ma è importante anche che conosca bene John, per sapere come lui impara, come l'apprende, come no. E allora, dogmatico, sapienza come sono i dogmi, ma pastorale, come lo diciamo alla gente di oggi? Ecco, l'aggiornamento, diceva Papa Giovanni, che non vuol dire rimandare a domani, ma vuol dire aggiornare, cioè dirlo in modo adatto per il momento presente. Poi magari trovi che delle cose le avevi dimenticate, che erano nella rivelazione primitiva, perché il vertice della Chiesa così gerarchico in questo modo, non c'era i tempi di Gesù, degli Apostoli, sì, c'era anche San Pietro, ma San Paolo. Come ha litigato con San Pietro, che se l'avesse fatto oggi andava a Santo Fizio. Eppure è riuscito a persuadere anche a Pietro prima Paolo, no? Ecco, cioè per dire, ecco, aveva questa idea, dobbiamo partire dalla gente. Per portarla su è più faticoso, più difficile, delle volte ci sono. Ecco, ma è inutile dire, pensate per esempio il documento sulla parola di Dio. Prima, ai nostri tempi, ricordo una volta ero giù in Puglia, andavo a Pulsano, stavo facendo, ritrovando una vecchia, mi accompagnava un dottore che aveva studiato a Bologna, ai tempi di Lercaro, mi diceva, io a Bologna avevo comprato una Bibbia, quando sono arrivato a casa la mamma ha visto che aveva la Bibbia, è andato a dirlo al parroco, e il parroco è arrivato e ha detto non si legge la Bibbia. Era così, sarà mai cambiato qualche cosa, Cioè, perché l'importante è sentire che no, la Bibbia è la parola con cui il Signore, quindi veniva da dire, non lo fa abbiamo detto, ma Dio è amore, ma mi viene da dirne un'altra che pazienza. Dicevano che uno quando è morto e ha detto San Pietro vorrei vedere Adamo. Ma non si può, figurati. C'è tutta la vita che sogno di vedere Adamo. E si è anche comportato bene. Vado a chiedere il permesso. Torno dopo un po', è un permesso eccezionale, ma solo per 3 minuti. Ah, dice, ho solo una domanda da fare. E vado ad Adamo, sto vecchio. Dice, Adamo, cosa c'è? Parlano tanto del tuo peccato, che dice che è stato un peccato di gola, che dice che è stato un peccato d'orgoglio, che dice che è stato un peccato sessuale. Dimmi un po', dice, ma com'è stato il tuo peccato? Dice, è stato originale. Originale perché è l'origine, ma io dico che è originale anche perché è l'origine dentro, io sono così importante che faccio di testa mia, provate che Dio ha detto, ah, dico quel che voglio, faccio quel che mi pare, e gli altri se mi serve bene, se no peggio per loro, no? L'origine, eh? Allora il Signore dice che è amore, allora dice bisogna che lo insegni alla gente, noi cosa avremmo fatto? Una guerra. Per insegnare all'umanità, lui invece ha preso l'umanità, ha scelto un popolo, ha cominciato a dire io, Yahweh, non ti puoi fare neanche l'immagine, perché e ama il prossimo, intanto comincia ad amare il prossimo, che è quello che è vicino. Ah, cioè, ma io amo i sacerdoti, il re, è facile, ama quelli che non contano niente, le vedove, che allora sono maschilista, non contano niente, gli orfani, gli stranieri, se sono da soli finiscono schiavi.
no? Comincia a mettere, trovate sempre la Bibbia, la vedo l'orfano e il pellegrino. Poi ripete solo e dice, sì, perché Dio è amore e ogni uomo è tuo fratello. Avete udito che è stato detto, ama il prossimo e odia il nemico, e io vi dico, amate anche il nemico. È un nemico, devi essere attento, ma non puoi odiarlo. Ecco, allora questo, e che cos'è la Bibbia? Se voi volete parlare con un inglese, andate in Inghilterra, la prima cosa da fare è imparare la lingua che parlano gli inglesi. E se voi volete ascoltare quello che Dio dice a ognuno di noi, perché quando ha creato il mondo, ha voluto un mondo in cui ci fossimo noi, no, bastava che non si conoscessero il babbo e la mamma, c'erano degli altri, no, mi piace un mondo in cui ci siamo. E allora per parlare, ognuno di noi ha la vocazione, c'è una chiamata, tutte le mattine abbiamo la vocazione a vivere bene quella chiamata. E come facciamo a sapere cosa vuole? Sì, impariamo la lingua con cui Dio parla agli uomini, no? Quella è la lingua con cui Dio. Allora, quanto più noi ci diventiamo familiari con la parola di Dio, soprattutto con il Nuovo Testamento, soprattutto col Vangelo, e tanto più siamo in grado, no? Un concilio pastorale, l'errante. L'errore è errore, sì, ma l'errante è errante. Il buon cardinal Biffi, il quale è abituato sempre a mettere i puntini nelle 600 pagine della sua autobiografia, ne ha 4 o 5 per il concilio, ma in genere per criticare qualche cosa. E per esempio per dire, ma il Papa diceva i profeti di sventura sono contro, dice, ma guarda che i profeti sono i profeti antichi, erano tutti profeti di sventura, dice ciò che ci unisce non ciò che ci divide, però bisogna stare dentro. Allora dice, io distingo anche tra errore ed errante. È un'altra massima che fa parte dell'eredità morale di Giovanni XXIII, ma anch'essa ha influenzato il cattolicesimo successivo. Il principio è giustissimo, io però non potevo dimenticare, riflettendo su questa sentenza, che la storica saggezza della Chiesa non ha mai ridotto la condanna dell'errore a una pura inefficace astrazione. Comunque c'è questa qui. E l'altra cosa che dicevo, che anche questa riguarda un po' il tema di stasera, è che va, pagina intera sono 83, la prima, pagina intera sono 84, ecco, un po' mi sono preparato. Va altresì tenuto presente che non si possono neppure identificare false dottrine filosofiche sulla natura, l'origine e il destino dell'universo e dell'uomo con movimenti storici a finalità economiche, sociali, culturali e politiche, anche se questi movimenti sono stati originati da quelle dottrine e da esse hanno tratto e traggono tuttora ispirazione, giacché le dottrine, una volta elaborate e definite, rimangono sempre le stesse, mentre i movimenti suddetti, agendo sulle situazioni storiche incessantemente evolventesi, non possono non subirne gli influssi e quindi non possono non andare soggetti a mutamenti anche profondi, no? Ecco, no? E allora è questo qui che si rilascia con la cosa per cui, così che mi ha maglioccato per tutta la vita. E perché nel 1976 erano state trovate delle tangenti, allora era Democrazia Cristiana, no? A parte il fatto che il presidente del Consiglio, che era un vostro marchigiano, per difendersi disse, ma cosa vi meravigliate, in politica fanno tutti così. Ah no, allora non dire che sei cristiano, è vero che dici democristiano, però se ci metti cristiano devi, no? Devi fare qualche cosa che si capisca. Dovettero cambiare il segretario del partito e fecero Zaccagnini, che era di Ravenna. E siccome sa che noi di Bologna si votava Zaccagnini, allora il cardinale del Carro ci guardava un po' così, perché Zaccagnini era della sinistra di sì, ma insomma. Allora mi venne da dire, ma coraggio, siccome era un uomo onesto, così, un uomo nuovo, ecco, a quei livelli, allora mi sembrava di dire, coraggio, cerchiamo di essere coerenti anche per i giovani, che esempio diamo ai giovani, se noi che ci diciamo cristiani vanno così. Soltanto mi venne da dire, adesso se gli mando questa lettera, chissà quando arriva, le Poste d'Italia, allora non andavo mica tanto bene, allora gli mandai una lettera aperta. Quelle arrivano prima di mandare. E lui capì che era un modo di dire, no? Non mi rispose neanche. Ma dopo 3 mesi, il segretario del Partito Comunista, Berlinguer, aveva detto, ma noi siamo disposti per lavorare con i cattolici, perché? Per il bene della gente, dei lavoratori.
E fu la volta che ebbero il maggior numero di voti, credo che arrivarono al 34%. Eh? Oh, non mi venne da scrivere una lettera per dire, ma adesso coraggio, vediamo come fate. No? Io, il cardinale Balestrieri, un presidente della CEI, mi disse, ma quando fai delle cose così, chiedi parere. Io l'avevo chiesto, ma avevo chiesto ai vescovi che parevo a me. Tardai perfino una settimana per un certo Monsignor Giachetti, che era stato assistente nazionale delle Acri, fu ordinato vescovo di Pinerolo il 29 giugno del 76. E io gli portai la lettera e dico, guarda, domani devo darla alla stampa, domattina ti telefono. Gli telefonavo, mi tenevo dopo, facciamo aspettare, immagino, l'ordinazione, tutta la gente di Pinerolo, perché era là a Pinerolo. Aspettai una settimana per avere il suo parere. E lui mi disse, dici, la cosa fece un po' di scalpore, ma siccome Don Franzoni, l'abate di San Paolo, mi scrisse una lettera aperta, per dire, invece di scrivere le lettere aperte al segretario del Partito Comunista, perché non lo scrive al Vaticano che mi ha ridotto allo stato laicale perché ho detto che votavo comunista? Allora io gli risposi una lettera aperta e pare che Berlinguer abbia detto la cosa ormai finita in campo cattolico. Tanto più che poi un mio prete scrisse una lettera aperta al cardinale Poletti, che era il presidente della CEI, dice, invece di ridurre Franzoni allo stato laicale, perché non riducete il Vaticano a stato laicale? Fu la reazione che aveva il mio frate, l'unica in 32 anni, ma poi la risorse dicendo facciamo una bella riunione rapporti marxismo e cristianesimo. Vennero quasi tutti i preti, ma poi siccome qualcuno stava zitto andai nelle 11 vicarie a parlare di marxismo e cristianesimo. Era una cosa che si mise così. Ma dopo Berlinguer mi espose subito due righe, cioè dobbiamo fare il governo, dopo le pare che abbia detto ormai la cosa. Dopo 15 mesi dovevamo fare un partito di un governo di solidarietà nazionale con l'appoggio esterno del comunista, dei comunisti. Ma Berlinguer si ricordava che quando avevamo fatto l'apertura a sinistra nel 63, mi pare, che i socialisti si erano staccati dai comunisti e avevamo fatto il governo con i democristiani. La CEI, che era il cardinale Siri, i democristiani non possono collaborare con i socialisti perché sono materialisti e atei. Dice, qui bisogna che lavori il mondo cattolico, se no vengono fuori di nuovo così. Doveva uscire una rivista a Torino di sinistra, cattolici e anche comunisti, con un articolo di padre Sorge e un articolo di Berlinguer. Poi il padre Sorge si è ritirato, mi ha congiunto un altro e gli chiede il perché. Intanto se è vero, perché? Solo che Berlinguer, dove la rivista non è uscita, doveva lavorare il mondo cattolico, e disse, ti ricordi che l'anno scorso un vescovo ti ha scritto e tu non hai neanche risposto? E allora lui mi scrisse una lettera di risposta, dicendo che loro non erano materialisti, erano laici, né atei, né ateisti, né antiteisti, ma laici che volevano lavorare con tutti quelli che volevano il bene della nazione, soprattutto delle classi lavoratrici, come loro si dicevano. Una cosa fece scalpore, un certo cardinale Luciani, patriarca di Venezia, scrisse un articolaccio. Berlinguer può parlare a nome del suo partito, Petazzi non ha nessun mandato di parlare a nome della Chiesa. No? Poi dopo, quando è morto, il segretario mi ha cercato per dire, sa, gliel'avevano comandato dall'alto. Ecco, lì incontrai il segretario dei vescovi polacchi. Ah, dice, fate presto voi a scrivere al segretario del Partito Comunista. Venite a vedere come si vive sotto i comunisti. Allora ero presidente internazionale di Pascristi, avevo bisogno di una risposta per Pascristi e non me la davano. E allora quando un vescovo va vestito da vescovo con i bottoni rossi all'udienza del Papa, lo lasciano entrare anche se non ha il biglietto d'invito. Andai all'udienza del mercoledì. E alla fine il Papa saluta i vescovi presenti. Quando arrivò da me, dico, sono Bettazzi, vescovo di Ivrea. Il segretario, che era un italiano, dice, è un vescovo noto in Italia. È noto in tutto il mondo. Questa è la foto. Dice, ma non detto, perché non è messa venuta anche Ivrea? Il Papa non ha messo una foto del Papa che sorride. Quella c'erano tutti, ma del Papa così.
Ecco, questo qui per dire il cammino, ecco, come, e finché si è arrivati, poi c'era stato anche il 56, quando avevano invaso l'Ungheria, no? E i comunisti hanno fatto, perché anche tra di loro c'erano quelli più spinti, quelli un po' meno spinti. Poi c'era stato la, finché si è arrivati all'89, ma solo l'anticomunismo sarebbe per ricordare che c'era sempre questa. E due date che mi sono scritto in questa, è che nell'81 allora è venuto fuori lo scandalo della P2, che era in funzione anticomunista, cioè Gelli, no? Che ha fatto la loggia di Propaganda 2, in cui erano entrati tanti, prima con il governo Berlusconi erano in 7 della P2, perché era in funzione anticomunista, pare che pretende i prezzi ci fossero dentro. Ma ho visto una volta l'onorevole, quella che era addetta a questo qui, quella del Veneto, Anselmi, la Tina Anselmi, venne una volta ivrea, dice vorrebbe vederlo, dico, purché la stampa non lo sappia, mi ha detto che ci sono tenuto al segreto professionale, ma c'erano anche dei preti dentro, ma basterebbe andare a leggere le 45 volumi a Piazza San Macuto, no? E lì era proprio così in funzione anticomunista, e poi nell'84 craxi il Partito Socialista in funzione anticomunista, ecco, in qualche modo ha cominciato, poi legato forse anche un po' alla P2. C'era stato anche il caso Moro, che è un altro dei casi, perché anche lì c'entra questa tensione. Al sequestro dell'onorevole Moro, la DC e il Partito Comunista erano contrari alla trattativa, no? Con le brigate. E così eravamo molto incerti, perché trattare con gente che per sequestrare un politico ti ammazza 5 poliziotti, no? Vuol dire proprio gente che era. Che no. Ma venne uno mandato da Craxi, l'avvocato Guiso, a dire, ma perché io in alto mi proibirono di intervenire, ma avevano anche detto perché non va nelle carceri di Torino dove c'è Curcio, insieme a un piccolo industriale. Io telefonai, non c'era in casa, dico domani mattina, ma l'industriale aveva la moglie che gli ha detto non andare, io non avevo moglie, ma da solo, non mi sentivo andare. Ma un certo padre del Piaz, che era un segretario del gruppo dei padri Turoldo, mi disse perché se alcuni vescovi non si presentano come ostaggio, era per dare valore sempre in questa incertezza, e allora c'erano altri due vescovi disposti. Avevamo già pronto l'articolo, io quella mattina ero a Roma. E allora, non dico troppo obbediente come sono, andai a sentire in altissimo, no, non il Padre Eterno, un po' più sotto, neanche il Papa, un po' più sotto. E dissi, Madica, e mi disse, ma non vede che stiamo andando in braccio al comunismo? Ha già fatto fin troppo il Papa a scrivere quella lettera alle Brigate Rosse, in cui il governo aveva fatto aggiungere senza condizioni. Rilasciato, no? E io dissi, ma dico, c'è di mezzo la vita di un uomo, e mi citarono la frase di Caifa: meglio che muoia un uomo solo piuttosto che tutta la nazione perisca. Io dissi, dico, come che non fossi venuto, lei poteva non venire, ma adesso che è venuto glielo proibiamo. Io lo cito non per dire male, ma per dire che questo dimostra che era deciso che doveva morire. Ecco, allora queste qui sono le cose forse che rendono, ma esprimono la sensazione di quei temi. E da parte nostra è anche vero che il Papa Wojtyla, ecco, che è stato certamente uno di quelli che hanno favorito la caduta del muro di Berlino, le sue andate in Polonia, l'appoggio solidarnosco, anche se l'appoggio solidarnosco pare che ci fosse di mezzo Marcinkus, il quale con dei soldi ottenuti chissà come, e aveva chiuso la bocca al Papa, non poteva dire niente, il Papa gli diceva, ma guarda che questi soldi sono serviti per il solidarnosco. Ecco, e allora nell'89 è caduto il muro di Berlino. E con il muro di Berlino, già Occhetto, il segretario del Partito Comunista,
la Polonia, la Polignina aveva già avviato la trasformazione del Partito Comunista in Partito Socialdemocratico, ma poi la caduta del muro di Berlino, insomma, ha reso, c'era già stato Gorbaciov, con la perestroica e con la glasnost, che erano la trasparenza e la solidarietà, aveva già fatto maturare, dopo è vero l'hanno bloccato là perché era troppo, forse era una trasformazione troppo grande, e da parte nostra, ecco, allora quello che era stato la dottrina sociale della Chiesa, che teneva molto conto, ecco, ma che già dopo il concilio Papa Paolo aveva scritto una enciclica, Popularum Progressio, un'enciclica, i papi scrivono in italiano, in tedesco, in polacco, ma insomma poi gliele traducono in latino, e chi traduce in latino deve mettere le prime parole che si capisca bene, pace mentre se si capiva. Popularum Progressio è un po' più difficile, perché progresso vuol dire sviluppo, ma popularum in latino può voler dire dei pioppi, dei popoli, ma tutti capivano che non interessava lo sviluppo dei pioppi, e difatti fin dal principio dice no, il mondo della pace è lo sviluppo dei popoli, ma il mondo è così organizzato che alcuni popoli si sviluppano a spese degli altri che non possono più svilupparsi. 1967, nell'80 il rapporto Brandt, un rapporto fatto dall'ONU, primo, secondo, terzo mondo, sul misero Willy Brandt, il tedesco che è stato anche il sindaco di Berlino, e lo trovate in biblioteca, il rapporto Brandt. Abbiamo chiesto qual è il problema più grave dell'umanità, e dice il problema grave è il timore della guerra atomica. C'erano tante bombe atomiche in grado di distruggere 27 volte l'umanità. Gli ottimisti dicevano no, solo 25, no? È già abbastanza, no? Ma però dice può anche non succedere, ma quello che già sta succedendo è la divaricazione crescente tra la parte più ricca e sviluppata dell'umanità e quella più povera e più dipendente. Non c'è mica risolto, no? Il miliardo di uomini che soffrono la fame oggi, i 30 milioni che muoiono ogni anno per malattie, per la fame, per malattie che si possono avere. E le grandi assemblee che finiscono sempre a zero, anche l'incontro per la FAO, perché? Perché la conclusione sarebbe che chi ha troppo, diceva Alder Kammerer, sì, il sottosviluppo è la conseguenza del soprasviluppo di alcuni, no? Ecco, questo credo che sia. E allora è stato così importante Montanelli, parte delle sue ceneri, perché si è fatto fermare, diceva è un'enciclica rivoluzionaria, comunista, ma è stata così incisiva che dopo 20 anni Giovanni Paolo II ha voluto ricordarla nella Sollicitud Rei Socialis. Ci ha messo è uscita nel febbraio dell'88, ma ci ha messo la data del 27 dicembre dell'87, perché sia ancora 20 anni. Dopo 20 anni anche Papa Benedetto, il Papa teologo, quel che volete, ha voluto ricordare la Popolare Progresso, solo che intanto è venuta la crisi allora, e allora invece dell'87 è uscita nel 2009, ma lo dice proprio che è per ricordare i 40 anni della Popolare Progresso. Cioè di questo che anche a lui, ecco, sta diventando il sollecitatore di questa attenzione a uno sviluppo di alcuni che finisce per essere pagato con sottosviluppo di altri. Ecco, questo qui per dire, io non so se me la sono cavata, ma per dire qualche cosa come testimonianza di quello che ho vissuto anch'io del comunismo prima e dopo il Concilio Vaticano II. Grazie. Ecco, sarebbe da rispondere a 2 o 3, ma rispondo subito anche per come riconoscimento di aver rotto il ghiaccio. E certo, ecco, che è una strumentalizzazione, perché in realtà comunista vuol dire quello che ama la comunità, e la prima esperienza di comunisti la fecero i cristiani negli Atti degli Apostoli, quel gruppo, no, che mettevano tutto in comune. È vero, se noi pensiamo alle 3 grandi idee della rivoluzione francese, sono 3 idee cristiane in fondo, la libertà, l'uguaglianza e la fraternità, solo che diventano ideologie quando uno la prende e la sviluppa autonomamente,
E allora la libertà diventa liberalismo, diventa che la libertà che si permette a chi ha di più di utilizzare il suo privilegio. Io dico sempre che se uno ha tanti beni può stare anche 2 mesi senza lavorare, ma se uno guadagna giorno per giorno non può stare 2 mesi senza lavorare. Quindi sono due libertà, diceva Milano, non si può fare uguaglianza tra situazioni diverse. E se no diventa come dicono nel Belgio, dove c'era la presidenza di Pasquisti, se no dice è come mettere una libera volpe in un libero pollaio. Tutti liberi. E allora forse è vero, ecco, che abbiamo lasciato, forse anche noi come cristiani in genere non l'abbiamo curata abbastanza, lasciando che diventasse un'ideologia contraria. Il buon Fidel Castro diceva, in fondo il comunismo, dice, è il venire incontro a quello che la Chiesa non ha fatto come religione. Sarà stata una scusa, se vogliamo, ma io credo che l'importante, ecco, così è andare avanti e cercare di spiegare. È vero, io come presidente di Pasquisti dovevo prendere delle posizioni, in 32 anni non mi hanno mai, ecco, estromesso, forse perché non sono stato abbastanza, come dire, impegnato. Il mio caro amico Gaillot in Francia si è impegnato tanto che a un certo punto ha dovuto lasciare la diocesi. E quando Balducci o Turoldo mi dicevano, ma Tazzi, votati un po' di più, io gli dicevo, ma c'ho famiglia. È vero, cioè io dico che se un locomotore da solo in 3 secondi arriva a 120 km all'ora, ma se c'ha 15 carrozze dietro e ci mette più tempo. L'importante allora è, come diceva il Cardinal Pellegrino in quella famosa lettera, camminare insieme, cioè camminare ma insieme, stare insieme ma camminando. Ecco, allora io tutte le settimane, una volta nel mio settimanale che aveva 47 numeri, in un anno ho scritto 82 pezzi, perché oltre i pezzi religiosi dovevo spiegare perché prendevo certe posizioni che non erano politiche, che erano ispirate al Vangelo, ma avevo messo loro, presidenti di Pasquisti, l'avevo mica cercato io, mi avevano chiamato a Roma, avevano detto, ma sai Bezzazzi che cos'è Pasquisti? Dico, no, c'è un movimento di giovani per la pace, vogliono un vescovo per presidente, abbiamo pensato te che sei più adatto. L'avevo chiesto altri 5 che avevano detto di no. Nel 68 il movimento di giovani che per la pace, no? Ecco, lui era più ingenuo, dissi, ma allora spiegavo ai miei diocesani che le cose, ecco, le prendevo e... Ma sono, ecco, allora farlo e cercare di farlo in modo da farlo insieme, da camminare insieme, questo forse è il problema, perché è molto facile per stare insieme troppe volte fermarsi, eh? Camminare insieme. Grazie caro padre. No, perché le domande delle volte sono così, quando mi chiamò il cardinale del Caro, dice qui c'è la sua nomina, vescovo, avevo mica tanta voglia, già non mi sentivo adatto così, e gli chiese ma non si può dire di no. Ah, dice, dovrebbe aver ammazzato qualcuno o avere dei figli per il mondo. Io volevo pensare un po', dice, ma Eminenza quanto tempo mi dà? Se per ammazzare o per far figli? Mi diede un giorno, che era poco per tutte e due. Era il 23 luglio, il 25 era San Giacomo, compiva gli anni, era l'onomastico, ordinava i preti e andava in ferie, dice venga domani, aveva già scritto la lettera chiusa con l'indirizzo scritto a mano e c'era imposti lei, dice così il segretario non vede, potrei perfino contestare, ma non vale la pena. Grazie. Se no mi vengono a raccontare quelle del concilio che non sto bene. Qualcuno l'ho messo in nota, ha detto che poco serve. Perché per esempio Paolo VI, questo è, forse anche lui aveva paura, era una cosa nuova il concilio, e lui aveva paura che magari dicesse delle cose in cui non si era preparato, e non si poteva parlare dei preti sposati, della pillola, della riforma della curia, dei matrimoni misti, anche della chiesa dei poveri. Aveva paura, infatti aveva paura che venisse fuori la lotta di classe. Io partecipavo alla sera di nascosto, facevano un arminone, c'era un padre Gautier che era quello venuto da Cana di Galilea, un prete francese che diceva dobbiamo imitare Gesù, aveva fondato
a Nazareth, le compagnon di Gesù, facevano i falegname come Gesù, no? E allora lui però da e una sera là un vescovo dell'Indonesia dice: ma sapete che il Papa ha chiesto al cardinale Del Carro che gli dia del materiale per un'enciclica sulla Chiesa dei Poveri. Gutierrez, come? Deve chiedere a noi, sono stati là per un quarto d'ora e poi dopo si voltò verso di me. Ma lei che si può studiare, mi dica, è vero che il cardinale Del Carro sta preparando? E gli dissi, credo proprio di no, se fosse vero lo saprei. Ah, meno male, tutto andava avanti tranquillo fino alla fine. Ma quando uscimmo, un vescovo del Belgio mi disse: lei ha fatto bene a dire così perché lui non deve saperlo. E fu così che lo seppi io. Sì, dopo seppi pensando: senti che lui appunto aveva paura, venisse fuori queste cose, dove c'era la guerra fredda, che magari sembrasse un appoggio comunismo, che so io, aveva chiesto a Del Carro che li preparasse, lui aveva accolto un segreto più della massoneria, 5 vescovi a studiare la povertà nella Bibbia e nella teologia, 5 nella sociologia e 5 nella pastorale, poi messi insieme l'ha portato, l'ho visto dopo, non c'era un granché, ma la prima cosa che fece fu, la prima cosa era, al giorno d'oggi la prima forma di povertà è la trasparenza dei bilanci. E due cose le fece subito: di abolire l'esercito pontificio, c'era ancora l'esercito pontificio, poi quando diceva, faceva il pontificale, aveva il principe assistente al soglio, una delle grandi famiglie romane, gli Orsini, i Colonna, i Torlonia, che stava lì con lo spadino, no? Come ai tempi del mio. E poi in gennaio riceveva, fece ancora anche Papa Giovanni, riceveva l'aristocrazia romana, no? Li ricevette ancora una volta e disse: grazie per quel che avete fatto, non abbiamo più bisogno di noi. Ecco, e poi dopo il materiale così messo insieme così e poi sollecitato e poi diventato per la popolare un progresso. Ma della faccenda della pila questa è un po' grossa, non sarebbe neanche da registrare, perché una mattina un vescovo indiano, ricordo, non lo sapeva, cominciò a parlare del problema demografico della pillola, così. Allora il vescovo è Carinaro Taviani, sempre lui, cardinale, poteva intervenire, no? Nel momento prese la parola, un bel latino, eh? Mio padre era un fornaio, non un padrone, un operaio, ha avuto 11 figli, io sono uno degli ultimi. E non ha mai adoperato la pillola. Io ricordo il vescovo accanto a me che diceva: utile, ma bravo. Andiamo su, vediamo qualche Dino, insegnante del giorno. Il tentativo di dialogo tra i cattolici e i comunisti è stato, diciamo, operato o reso un po' più facile, diciamo, si è cercato questo dialogo più per iniziativa personale o più e comunque laddove c'è stata sicuramente l'iniziativa personale sua e magari di altri, anche in conseguenza del Concilio Vaticano II e quando il Concilio Vaticano II ha inciso sulla disponibilità nei comunisti italiani a, diciamo, a dismettere quell'atteggiamento ideologico e quindi a manifestarsi laici nel senso di una apertura in senso, diciamo, totale. Per cui incoraggiava questo fatto anche un pronunciamento, una presa di posizione anche a livello, diciamo, individuale nell'ambito della Chiesa. Ma io credo che è vero che durante il Concilio qualcuno, anche lo stesso Cardinale Biffi nella sua, nelle 600 pagine, si rammarica che non ci sia stata una condanna esplicita del comunismo. Perché soprattutto quella, la minoranza, c'era una minoranza, no? Erano 450-500 vescovi, molti andavano al Cetus Internationalis, fondato da un certo Monsignor Lefebvre,
Ma c'erano anche dei cristiani, c'era un italiano, Monsignor Carli, che fra l'altro era vescovo di Segni, che era la diocesi di Felice del segretario, e parlava sempre a nome del Laterano, quindi interveniva sempre Monsignor Carli, ma era di questa parte, tanto che siccome era dell'Emilia Romagna, era di Comacchio, quando gli diede la parola dicevano: ecco, il resto del Carlino. E poi c'era uno spagnolo e un brasiliano, ma partecipavano, facevano a ogni argomento nuovo del concilio, chiamavano un teologo molto tradizionalista che presentasse il punto di vista della tradizione. Facevano le riunioni nella sala degli agostiniani in piazza del Sant'Uffizio, noi li chiamavamo quelli del Sant'Uffizio, e c'erano molti nordamericani, molti italiani, quasi tutti gli spagnoli e tutti i polacchi, no? Io lo spiegavo una volta, dopo la visita al Limine dei vescovi piemontesi, eravamo a tavola col Papa, non so come venne fuori, perché sono un po' rompi, come avete capito. Dico, Santità, vedete cosa vuol dire la storia? Voi da 1000 anni siete assediati, o assediate voi, due popoli vicini, che sono tedeschi e russi. I russi sono ortodossi, i tedeschi lì sono protestanti, e voi dovete essere cattolici per forza. Io ci mise anche gli irlandesi, per non sembrare, dico, perché gli irlandesi sono così cattolici, perché devono farlo agli inglesi che sono anglicani, no? Ci sono questi. Dico, ma lei pensa, noi piemontesi eravamo tutti vescovi piemontesi, quando invademmo lo Stato Pontificio, che era Romagna delle Marche, e il Papa scomunicò il governo piemontese, i buoni piemontesi diventavano cattivi cattolici, e i buoni cattolici cattivi piemontesi. Oppure dico, io vengo da Bologna, che è stato per secoli sotto lo Stato Pontificio, dove il capo politico era il cardinale legato, era Monsignor Questore, Monsignor Direttore delle Carceri, dove nella Bassa era tenuta dalle grandi famiglie romane, Torlonia, che so io, amici dei vescovi dei cardinali. A Forlimpopoli c'era ancora il detto boia d'un cardinale. Non diceva anticlericali, no? Nel 1352 Forlimpopoli ci sedeva e il Papa da Avignone mandò il cardinale Bertrando del Poggetto, che cinse la città d'assedio, la vinse, la rase il suolo, sparse poi di quel cardinale. Dico, non è un caso, Santità, sai, le volte la storia. Quindi sapevo che è interessante conoscere la storia. Ecco, questo qui per dire come ci possono essere, ecco, questi aspetti. Ora, io dico, si stava preparando, perché in fondo è caduto il muro di Berlino, perché anche di là, soprattutto, io credo che la faccenda informatica e la faccenda economica influiscono molto. E poi il Papa aveva mosso un po' più il corvo, quindi quello è stato l'elemento determinante, che era stato però preparato già all'interno, come allora anche in campo nostro, perché Gorbaciov aveva già parlato, quindi anche i comunisti che erano molto legati di là, e si rendevano conto che la che quanti erano che conoscessero Marx o che lo facessero per l'ideologia marxista. Lo facevano proprio per motivi di carattere pratico. In fondo, ecco, erano contenti che fosse caduto questo retromotivo ideologico, che loro l'avevano assunto, perché allora, ecco, per essere da quella parte bisognava far finta di avere quella, cioè in qualche modo aderire, ecco. È stato un po' come la teologia della liberazione, che dice, ma sono marxisti, ma andate poi in America Latina, ma vi immaginate che quella gente nelle lavandaie del Brasile, là, per dire, una gente con una lavandaia, se lo fanno per Marx, lo fanno perché leggono il Vangelo e si rendono conto che il Signore dice certe cose, no? Magari ci sarà il 5%, ecco, ma noi non possiamo prendere tutto il 100% e incolparlo di quello che il 5% ci mette di dietro, che poi sono cose che cadono. Ecco, allora io credo che la caduta, che questa evoluzione abbia favorito, ecco, l'emergere dei motivi di carattere concreto, di carattere vitale, di carattere esistenziale, che allora facevano scegliere quella parte, e che a un certo punto dice, beh, noi continuiamo allora a ricercare, ecco, delle situazioni umane, ecco, più vivibili, non abbiamo più bisogno,
come diceva Pugno, io grazie a Dio sono ateo, dicevo, cioè nel senso, grazie a Dio non abbiamo più bisogno di dire di essere materialisti altri. Certamente va tenuto conto, perché a forza che va col lupo non impara a urlare, si diceva, ma io credo che la caduta, vedete che ancora adesso anche nei paesi dirà qualcuno, direi, ha quasi nostalgia della serietà di un certo tipo di politica contro le situazioni che oggi si manifestano ugualmente, perché in fondo siamo alla crisi perché è caduto il muro di Wall Street, no? Perché c'era l'altra ideologia che si andava avanti per conto suo, no? Ecco. Allora io credo che il rendersi conto, il partire dalle situazioni concrete, come diceva Papa Giovanni in Concilio Pastorale, certamente avendo presenti le idee. Io cito sempre la Carta dei diritti umani del 10 dicembre del 48, la Carta dell'ONU. Il valore di ogni persona umana, al di là di tutte le discriminazioni di sesso, di razza, di religione, di cultura, il diritto di ogni essere umano alla vita, il diritto alla cultura, il diritto a formarsi una famiglia, il diritto di partecipare alla vita politica, il diritto all'immigrazione. Qualcuno ha detto, ma sono principi del Vangelo. Qualcuno l'ha chiamato il Vangelo secondo l'ONU. Ma certo che i cristiani, che forse si erano ispirati, cattolici, protestanti, ortodossi, avessero detto il Vangelo, l'altro diceva, sai, io c'ho il Corano, io sono di Buddha, io sono di nessuno. Allora, ispirati dal Vangelo, l'hanno tradotto in termini laici, e in termini laici hanno potuto dialogare con i musulmani, con i buddisti, con gli altri, no? Ecco, io credo che questo sia, per quello un po' laico, il titolo era Vescovo e laico, punto interrogativo, l'editore come l'ha lasciato, mentre tu voleva mettere la foto del Papa, no? Dico, se tu metti in dialogo con i lontani e poi ci metti il Papa, no? Quello proprio non va. Ma ecco, allora questa idea di laicità non come ostilità alla religione, ma come una dimensione sulla quale ti puoi trovare con tutti gli uomini di buona volontà. Ti ispiri, certamente, ecco, dentro di te. E la Gaudium Spes, la quarta Costituzione, io ricordo che quando fu stesa qualcuno disse, il gruppetto della minoranza, cioè, ma dove va a finire Gesù Cristo? Ma questa è laica, ottimista, si diceva allora. E noi non abbiamo cambiato, ma alla fine di ogni capitolo abbiamo messo i motivi di fede. C'è il valore di ogni persona umana, tutta la prima parte. Questo vale per tutti, ma alla fine sei tanto più tu cristiano che sai che Dio apprezza tanto l'umanità che si è fatto uomo. Quando parla dei casi, la famiglia, per ogni famiglia, che deve essere il nucleo dell'amore, trasmissione dell'amore, ogni famiglia, tanto più tu cristiano, questo non cambia, ma ti dà la carica, l'economia, deve essere a servizio dell'uomo, questo vale per ognuno, ma tanto più cristiano che sai Gesù Cristo cosa ti ha detto e come Gesù. Poi riprende il tema della pace. Allora la fede non come qualche cosa che ti diversifica, come era una volta, vi racconto l'ultimo a cui basta, perché l'ho messa anche in una nota, di un rabbino ebreo che muore e va di là e San Pietro dice vieni in paradiso, cioè, ma sono ebreo, anzi abbiamo fatto un concilio, li prendiamo tutti. Davvero? Vieni, è vero, guarda, sono protestante ortodossi, ma sempre d'ortodossi, sei già in fondo tutti buddisti. Ma guarda anche loro in paradiso, quei neri laggiù sono quasi tutti animisti, ma guarda un po', e arrivano accanto a un gran muro, parla piano, dice San Pietro, perché ci dirà ci sono i cattolici e credono di essere soli. Nessuno mi fa l'obiezione, io ne faccio una in elogio di Papa Benedetto. Perché? Tanti dicono, ah, sta messa in latino, ma guarda, beh, è un teologo, quindi dice, se quella messa è stata valida per 400 anni, come si fa? Ditela, purché ci siano almeno 30 che sanno il latino e ci sia un prete che sa bene il latino, perché sia una messa partecipata in latino, ma partecipata. Quei due preti di Novara che hanno cominciato a dire la messa in qual formazione in latino, e invece dice ma i tuoi lo sanno, no? E loro cosa dice la messa in latino? No?
Quindi in fondo sì, può essere stato opportuno o meno a fare il suo del padre, ma lui in fondo ha detto quella messa si dica purché sia partecipata. Ma ditemi voi, se qualcuno ha mai parlato del Papa Benedetto che nel gennaio del 2007 ha firmato un documento di teologi che dopo 10 anni di studio ce l'ha messo. Vi ricordate che dicevamo che per andare in paradiso bisogna avere il battesimo? E se un bambino non ha il battesimo insegnavamo alle infermiere quando c'erano di pericolo perché stava ancora dentro la mamma. E se non ha il battesimo? All'inferno, mamma, avevamo inventato il limbo. Il limbo sta bene, mangia il gelato, vanno al cinema, fanno la televisione, però senza la visione di Dio, era così. Io l'ho detto in Burundi, le suore hanno detto ma cambia tutto, ditelo a Papa Benedetto. E allora se non vanno, vanno in paradiso anche loro. Io dico sempre, noi partiamo sempre da Adamo, ma San Paolo ci insegna che non si parte da Adamo, si parte da Gesù Cristo. Lettera ai Colossesi, la trovate facilmente, era con Coca le figure. Dice Gesù è il primogenito di ogni creatura, da lui e per lui sono state fatte tutte le cose. Tutto il mondo è un mondo soprannaturale. Chi respira in questo mondo respira il soprannaturale. Poi siccome il Signore vuole che quello che è dono suo sia anche conquista nostra, quando arriviamo in grado dice adesso dite di sì e tanti diciamo di no, e allora è un mondo pieno di no, il mondo del peccato originale, della chiusura. Ma se uno crede o se uno c'è dentro non è ancora in grado, ma è nel mondo di Gesù Cristo. E io ho scritto anche un libretto, sono 2 anni che l'ho mandato anche a Roma, non mi hanno ancora tirato le orecchie. Giovanni capitolo 3 versetto 15, noi lo leggiamo: chi crede in Cristo sarà salvo, e chi non crede no, ce la faccio io, ma leggere bene il greco non è chi crede in Cristo, è chi crede virgola in Cristo sarà salvo. È Cristo che salva tutti, ma l'importante è credere, cioè aprire a Dio. Io quando guardo di dietro dei musulmani, non mi interessa mica Massimo allora, a pregare vanno giù e poi di dietro su, no? Dico, ma se quelli fanno Dio come l'hanno conosciuto, se credono, se vanno, vedete che non ne tenga conto il Signore. E allora l'importante è credere, se no c'è qualcuno che dice di credere in Gesù Cristo, ma mette l'etichetta perché gli fa comodo, ma crede in se stesso. Mica qui in Australia, ma ce n'è. E allora ecco, io credo che questo qui sia ecco, chi crede, virgola, in Cristo. Insomma, allora la Chiesa doveva finire. Ah, non è un privilegio essere cristiani, come avere un conto in banca anche se lo consumo tanto alla fine. Come facevano Costantino, si fece battezzare sul letto di morte. Lo chiamavano il battesimo clinico, sia così possiamo fare tutto quello che vogliamo, poi alla fine un battesimo e via, salvarsi l'anima, dicevamo. No, il essere cristiani è un dono, è una responsabilità. Ti fa conoscere di più, ti mette in rapporto con Dio, no? La parola di Dio, ti rende presente sacramentalmente Gesù Cristo. Perché tu vive in modo da aiutare tutti, anche i non cristiani, a camminare verso il regno di Dio. Il regno è il mondo che riconosce Dio come re, il mondo che vive come Dio vuole. Ecco, per me non ci sono dette così in concilio, ma questa è la radice, secondo me, ecco, di questa apertura. Ecco, io direi... Se voi guardate i documenti, a cominciare o a finire dall'ultima enciclica di Papa Benedetto, è un'enciclica notevolmente sociale, è lui che è un papa dogmatico, guardate come si spende per criticare la FAO, che non viene incontro, no, alla fame di 1 miliardo, ecco, di persone. Soltanto che è vero che la morale individuale è più facile. Insistere sulla morale individuale, il sesso, la porta, sono cose specifiche, dopo tanto
ognuno fa quel che vuole, no? Ma per dire, e allora richiamarlo. Sul piano sociale è chiaro che si entra, si rischia di entrare nella politica, e che allora insomma diventa più generico il richiamo. Ma se noi guardiamo anche l'ultima enciclica di Papa Benedetto, io, almeno l'ispirazione, purtroppo magari diventano ideologiche, ma l'ispirazione di quello che un tempo ci chiamava la sinistra era per richiamare il valore dell'uguaglianza nei confronti del valore della libertà, che restava così generico, che era la libertà formale, che andava sempre a vantaggio delle volpi e non delle galline, no? Cioè, chiamare la libertà, tant'è vero che io credo che la caduta di Wall Street è proprio la caduta dell'ideologia della libertà, di chi era in posizione di privilegio se ne è goduto, dico per noi gerarchia o per la gerarchia, dire nome e cognome dei peccati individuali, che non dire nome e cognome delle mancanze sociali. Anche se Giovanni Paolo II, nella Sollicitudo Rei Socialis, parla di strutture di peccato, queste ingiustizie, ecco, no? Che vanno a vantaggio di un gruppo limitato del mondo, a spese, dice sono strutture di peccato, che da un punto di vista cristiano è molto significativo, perché se dice delle cose non funzionano, uno può dire pazienza, ma se è una struttura di peccato io non posso parteciparvi e devo fare di tutto perché questo finisca. Ecco, in questo senso io credo va distinto. È chiaro che chi è al potere cerca di demonizzare, ecco, si continua ancora a dire sono comunisti quando in realtà è comunismo, sì, c'è ancora Rifondazione Comunista, ma non è che valga tantissimo per dire, ecco. Ma ecco, allora diventa uno strumento. In America Latina tutte le dittature hanno sempre continuato a giustificarci, hanno ammazzato perfino i vescovi, Oscar Romero, adesso ha ammesso il governo, che è stata una decisione del governo, ecco, e certamente non era comunista, l'avevano scelto, non aveva, il dittatore non aveva voluto un altro vescovo, Riveri Damas, che andrà poi dopo, aveva voluto Oscar Romero perché di quello era sicuro, e lui dice che è stato convertito dalla gente, quella notte che ha fatto con la gente dopo che hanno ucciso Rutilio Grande, il gesuita, dice allora ha capito, insomma ha sentito. Ecco, allora io credo che sia davvero, come dire, un peccato dello Spirito Santo chi accusa di essere comunista e lo fa in vista del proprio interesse. No, non entro nello specifico, dico come tema generale. Questo qui anche perché la libertà, è vero, libertà, troppe volte noi la intendiamo, la libertà come io faccio quello che mi pare. A parte il fatto che se tu credi nella libertà, la tua libertà al limite della libertà degli altri. Se no tu non credi nella libertà, credi nella tua libertà, cioè utilizzi per te la libertà. Ma la libertà, ecco, non è fare quello che si vuole, è avere la responsabilità di fare quello che si deve. Cioè, mentre gli animali fanno quello che si deve per istinto, tu lo fai perché lo puoi fare, quello che devi, non quello che ti pare. Ecco, questo credo che dovrebbe essere riconosciuto come senso della libertà. Certamente con tutte le difficoltà che questo comporta. Perché? Perché non è sempre facile, dico perfino la parola di Dio. E quando dicevo la fede non è vivere il catechismo, è dir di sì a Dio che in questo momento ti sta pensando e ti sta chiamando. E non è facile. Una delle pagine più consolanti del Vangelo è quella di quando la Madonna e San Giuseppe ha portato Gesù bambino a 12 anni nel Tempio, no? 12 anni è il segno della nostra, era come la nostra cresima. Si portava al Tempio e gli danno la legge. Se voi andate al muro del pianto a Gerusalemme trovate sempre dei ragazzini di 12 anni a cui danno il rotolo della legge.
hanno portato Gesù, gli hanno dato il rotolo della legge e poi sono tornati, i bambini potevano andare col padre o con la madre e la Madonna pensa è sempre in bottega con Giuseppe, vedrà che è andato con Giuseppe. E Giuseppe dice tanto le volte della Madonna, e poi quando arrivano a Ramallah, se voi andate a Ramallah, la chiesa è dedicata alla Sacra Famiglia, ma era con te, ma credevo che fosse con te, tornano nel Tempio a Gerusalemme dopo 3 giorni, come la risurrezione, lo trovano nel Tempio, ma Gesù, ma perché l'hai fatto? Dice la Madonna, non sai che devo essere nelle cose del Padre mio? E loro non capirono, che bello. Se non hanno capito loro, tre volte possiamo non capire anche noi. È importante continuare a cercare, ecco allora, il senso della responsabilità, ecco, cercare che cosa devi, che cosa è giusto, che faccia così lo fai tu. È quello che dicevo, che quando arriviamo a quell'età, in paradiso il Signore l'ha preparato per tutti, però vuole che tu abbia la responsabilità tua. Dice, ci sono andato perché lui me l'ha dato, ma io gli ho detto di sì. Purtroppo diciamo in tanti di no, che allora è il peccato della chiusura, il peccato originale. E quanto al concilio, sugli ismi state attenti, che c'è anche il cristianismo, è il rischio, cristianismo, è il rischio di farlo diventare, ecco. E che poi può diventare una copertura, vedete. Aveva finito con i vescovi del Piemonte, avevamo un biblista di quelli a predicarci, sono tutti, lo dicevo col biblista che c'è, tutti un po' scettici perché spaccano, sono tutti laureati in quadriperiotomia, spaccare il pelo in quattro, no? Ecco, allora, beh, insomma, per dire ecco, come loro spaccano in quattro, poi dopo tocca a noi vedere, ecco, e portare avanti il discorso di vedere, ecco, che cosa il Signore vuole da noi. Allora il cristianesimo, dicevo, può diventare qualche volta, vedete, è più facile, viene da dire com'era una volta il cristianesimo, di qua il mondo dirà, allora favorite il cristianesimo, no? La scuola, gli ospedali, l'8 per 1000, quelle cose lì favorite, poi dopo fate quel che vi pare, noi intanto portiamo avanti. Mentre invece, ecco, il cristianesimo, se deve essere un lievito, il lievito è fatto non per... Se voi trovate in una pagnotta un grumo di lievito, vuol dire che il lievito non ha funzionato. Il lievito è quello che deve far lievitare la pasta, E si vede se il lievito funziona, se la pasta diventa buona, E qui allora, ecco, il bene comune, su cui adesso ci si richiama tanto, è questo grande compito che abbiamo noi cristiani, e che allora la Chiesa dovrebbe incoraggiare i cristiani a lavorare per il bene comune. Diceva Tonino Bello, ma lo lasciate citare ancora una volta, dobbiamo annunciare, denunciare e rinunciare. Cioè annunciare e dire le cose, denunciare e dire anche le cose che non si ricombinano, anche se questo comporta di rinunciare, di rinunciare a quella che potresti avere se tu, ecco, non seguissi la strada. Quanto al concilio, io gli ultimi capitoli dei libri che scrivo sul concilio sono sempre già e non ancora. Cioè se noi guardiamo come era prima, voi giovani non potete, ecco, è cambiata. Pensate solo alla Bibbia, che prima non si leggeva. Pensate solo alla messa che si assisteva. Tanto è vero che per farvi al prete che diceva la messa, ogni tanto ci voltava che il Domino subisco, ah sì, e io dico rosario. Dicevamo rosario per pregare, vuol dire che non era la nostra preghiera, per dire. Mentre per me è Gesù Cristo che prega, perché finché viviamo cambiamo, come moriamo entriamo nell'eternità, dopo non si cambia. Gesù, l'umanità di Gesù per tutta l'eternità è come è entrata dicendo Padre, nelle tue mani consegno la mia vita, Padre perdona loro. E si rende presente non perché assistiamo, ma perché ci uniamo a Lui. E Lui ci dà il suo Spirito, lo Spirito Santo.
noi diciamo che è morto, tre giorni dopo risorto, 40 salito al cielo, 50 alla Pentecoste, ma quando è apparso il giorno di Pasqua ha detto ricevete lo Spirito Santo. San Tommaso deve avergli detto Signore, se ci dà lo Spirito Santo oggi cosa fa a Pentecoste? Ma quello è il grande momento, no? Ma San Giovanni che scrive il Vangelo per ultimo, mette i puntini su lì, dice inclinato il capo, non spirò come dicevamo fino all'anno scorso. La nuova traduzione dice inclinato il capo, trasmise lo Spirito. Ha tirato l'ultimo respiro, ma ha cominciato a donare lo Spirito Santo. Allora noi andiamo a immergerci in Gesù Cristo, morto e risorto, che dona lo Spirito Santo. Così è quello che ci fa fare la comunione. Comunione non è tanto quella, è la comunione, no? Tra noi cristiani. E non per fare l'esercito, intuocendo la tua voce, diceva l'inno al Papa, un esercito all'altare, ma per fare una famiglia, per imparare, diceva Tonino Bello, la convivialità delle differenze. E portare nel mondo la convivialità delle differenze. Io ho detto una volta un prete che sapevo quasi tutto, ma sgridato, ma adesso l'ha detto anche Papa Benedetto. Allora lo ridico anch'io. Che ite in missa est, più che essere la messa è finita, c'è il fatto dello scompiglio, come è finita, andate in pace. Missa est è la missione. Siete venuti a caricare della grazia dello Spirito Santo, che è la grazia della comunione e della pace. Adesso andate nel mondo a portare la comunione e la pace. Ecco, già è già molto, anche la Chiesa che non è più il vertice la gerarchia e i laici, l'abbiamo cambiata, era la Chiesa, la gerarchia e i laici. Abbiamo cambiato, abbiamo detto no, è la Chiesa, il popolo di Dio e la gerarchia. La Chiesa non è il mondo per la Chiesa, ma la Chiesa per il mondo. Ecco, questo l'abbiamo detto, già e non ancora. Io ci conto anche su questo Papa, perché al Concilio c'era, lo avevo conosciuto, non era ancora vescovo, ha fatto più carriera di me, ma lui fece un gran discorso sulla collegialità, cioè lo fece il Cardinale Frings, ma gliel'aveva preparato Josef Ratzinger. E io dovetti leggere un gran discorso sulla collegialità preparato da Dossetti Alberico per l'Ercaro, e l'ho fatto io benissimo. E tutte le volte che lo vedo, anche in luglio che è venuto lì in Canavese, allora sono andato a dire, ma mi ha detto, ah, sono ieri in montagna, ah, non so che tanti li hanno messo sul fuori perché fanno quelle che gli dicono, no, loro lo fanno volentieri, ma... Era solo Papa Giovanni che una volta adesso un discorso con fatica, poi chiuso i fogli e disse sottovoce al vicino, ma c'era il microfono aperto, sentirono tutti, e dice un discorso così ero capace di farlo anch'io. Allora gli avevano messo a Papa Benedetto, ha detto no, oh, sono lieto di montare, Monsignor Petrazzi. Allora sono andato a ringraziare, dico, la ringrazio la santità, cioè il Concilio, cioè là in mente, io lo dicevo, bisogna rilanciarlo. E l'ho detto una volta a Cardinal Martini, lei non può dirlo perché il conclave è segreto, ma dicono che dopo due votazioni in cui solo questo d'accordo aveva più del 50%, Martini si sarebbe alzato, avrebbe detto votiamo tutti per lui, però gli chiediamo che si impegni, Concilio, collegialità e ecumenismo. Alla sera era Papa, ma andate a vedere il primo discorso, Concilio, collegialità e ecumenismo. È tedesco, quindi le cose le fa con calma, però.